appunto Croce, dal punto di vista di Gramsci, ha piegato la dialettica egromarxiana, che è di per stessa rivoluzionaria, cioè non pacificata con l'essente, non puramente conservativa, ecco, Croce l'ha piegata in direzione dell'adattamento e dell'apologetica dell'esistente. Ha cioè favorito un'egemonia conservatrice, o come anche Gramsci dice, prettamente reazionaria, qual è quella che si ha in Italia, sotto l'egemonia crociana, la visione stessa del fascismo, secondo Gramsci, è tutta crociana, cioè pura reazione rispetto al processo di evoluzione. Ebbene, dice Croce, ha favorito un'egemonia, dice Gramsci, che Croce ha favorito un'egemonia conservatrice che, pagina 119, resiste con tutte le sue forze. Resiste con tutte le sue forze a cosa? Alla rivoluzione, all'egemonia marxista in stati nascenti. Cioè Croce, declinando Hegel e Marx in senso apologetico e conservativo, esorcizza Marx e Hegel, li restituisce in forma addomesticata e quindi li rende inservibili da un punto di vista rivoluzionario. Hegel e Marx vengono addomesticati, normalizzati, privati dell'elemento conflittuale rivoluzionario, che in Marx è evidente, ma anche in Hegel è presente, secondo la lettura di Gramsci, perché in Hegel vi è la visione, lo ripeto, della storia mossa da contraddizioni e della storia in cui gli essenti e l'esistente non stanno fermi, ma divengono, sono superati in sempre nuove sintesi, in cui l'antitesi che nega la tesi è a sua volta superata dalla sintesi che non è né la tesi né l'antitesi, è qualcosa di altro in cui tesi e antitesi sono certo conservate come negate, ma che appunto sono superate anche, da cui la contraddizione feconda che ricordavo prima. Ora Croce, ripeto, per Gramsci ha molti meriti, alcuni dei quali abbiamo anche ricordato. Ha lottato contro il meccanicismo, valorizzando l'etico politico, valorizzando il momento culturale e la funzione degli intellettuali, come abbiamo visto questa mattina. Ma poi ha unito saldamente storia e filosofia, tematizzando, come già si diceva, una filosofia immanentistica che risolve i problemi che di volta in volta vengono sollevati dallo sviluppo storico. Ha cioè saldato inscindibilmente storia e filosofia, facendo della filosofia l'altra faccia della storia e della storia l'altra faccia della filosofia. La filosofia è già la storia, è già pensiero della storicità, e la storia è essa stessa appunto filosofica per sua essenza. Ma poi ha, per i motivi che già in parte abbiamo detto, ha commesso anche molti errori Croce dal punto di vista di Gramsci. Ve n'è uno su cui non abbiamo ancora detto alcunché e che qui occorre chiamare in campo. Croce ha cioè elaborato una dialettica dei distinti che si fonda su una indebita disgiunzione del teoretico dal pratico. La filosofia di Croce è dialettica dei distinti, distingue le fasi, le attività dello spirito, le dimensioni dello spirito. Vi è il teoretico distinto dal pratico nella filosofia degli istinti crociati, laddove invece, come sappiamo, per la filosofia della praxis tutto è riconducibile al pratico, anche il conoscere, anche le attività teoretiche si riconducono al pratico. La dialettica crociana allora anestetizza quella idea, la rende compatibile con l'ordine dominante di tipo capitalistico, fornisce armi di giustificazione dell'esistente e dell'egemonia ricordata prima. Anestetizza la dialettica hegeliana perché? Perché la fa poggiare, laddove essa sarebbe per sua natura incompatibile con ciò, la fa poggiare sulla coesistenza di elementi insieme idealistici e positivistici. Perché? Perché in Croce troviamo contraddittoriamente legati fra loro l'elemento del divenire storico, che egli mutua fecondamente da Hegel e da Marx, con la volontà classificatoria empirica di marca positivistica, che nulla ha a che vedere con Hegel e con Marx, appunto la volontà di classificare le attività dello spirito, le aree dello spirito. Per questo, dice ancora Gramsci, pagina 503,
La dialettica dei distinti si presenta come, cito, una contraddizione in termini. Perché? Perché Hegel docet, cito ancora da pagina 1316 questa volta, dialettica sia solo degli opposti. Dialettica sia solo degli opposti, non dei distinti. Croce parcellizza, fraziona lo spirito in molte sue dimensioni, distinguendo appunto le dimensioni dello spirito, ma in questo modo la dialettica precipita in una tassonomia di tipo positivistico, perché la vera dialettica non è dei distinti incomunicanti, ma è degli opposti, e con presenza di opposti nella loro dimensione conflittuale. Come sappiamo in Hegel, e vi è qui il grande merito di Hegel, come abbiamo detto, l'aver compreso Hegel, la contraddizione come motore della virgola, aver compreso Hegel essenzialmente il fatto che il conflitto domina, che le forme vengono superate in forme più alte. Ebbene, in Hegel, come sappiamo, lo spirito si incarna in figure storiche particolari e dunque parziali e imperfette, e perciò stesso destinate a essere aufgehoben, superate in forme più alte. Non c'è una stazionaria permanenza della tesi, ma c'è appunto un processo in cui la tesi è sempre di nuovo negata dall'antitesi, a sua volta negata e portata a un livello più alto, in cui tesi e antitesi sono compresenti come negate e portate a un livello più alto. Rivoluzione e conservazione insieme, come dicevamo. Allora, i distinti di Croce sono essi stessi il modo in cui il pensatore, qui criticato da Gramsci, propone un Hegel smussato e pacificato, se volete decaffeinato, privato dell'elemento antagonistico conflittuale, restituito cioè come compatibile con l'egemonia del mondo capitalistico, laddove invece Hegel di suo, non meno di Marx, sarebbe tuttora incompatibile con quel mondo. Perché? Per il motivo già ampiamente tematizzato da Marx nel Capitale. La dialettica hegeliana, se solo ci appropriamo del nocciolo razionale custodito nel guscio mistico, è rivoluzionaria per sua essenza. Perché mostra gli essenti nel divenire, mostra che la realtà è contraddizione, con presenza contraddittoria di essere e non essere, perché le cose insieme sono e non sono, divengono, sono portate sempre di nuovo a essere negate e superate in forme più alte. Quindi Hegel, pensando la storicità e la realtà come Wirklichkeit, ci mostra la realtà come in movimento, in cui non vi è conservazione dell'ordine esistente, perché esso è già sempre proiettato al di là di se stesso e quindi negato in nuove e più alte forme. Con buona pace di Croce, del resto, la mediazione, il tema della mediazione, per Mittlung, la mediazione in Hegel, non è mai un'irenica via di mezzo fra gli estremi, una sorta di punto mediano fra i due opposti, che restano come tali distinti e mai giungono al conflitto, alla dimensione del Kampf, della lotta. Con buona pace di Croce, invece, dice Gramsci, la mediazione è travagliato passaggio da un opposto all'altro, cioè appunto è scontro fra gli opposti, è conflitto continuo, e dunque il sistema di Hegel, comunque lo si voglia considerare, è perciò stesso incompatibile con ogni moderatismo e con ogni visione pacificata dell'essenza. Non vi è in Hegel possibilità di conservare l'esistente. L'esistente è sempre superato e insieme conservato, ma comunque sempre sporgente verso una sintesi che rimanda al di là dell'esistente stesso. Potremmo dire ancora che la mediazione hegeliana, la Vermittlung hegeliana, non è irenica via di mezzo tra gli estremi, con buona pace di Croce, ma è, potremmo dire così, passaggio travagliato dall'immane potenza del negativo. È sempre conflitto, conflitto in cui ci si nega per ritrovare se stessi nella negazione. Il momento dell'antitesi non è appunto qualcosa che viene sempre poi di nuovo riassorbito nella tesi con mantenimento del presente così com'è, dominio della tesi, ad libitum, no?
presenta come sempre identica a sé e in cui l'antagonismo è sempre riassorbito nella tesi. No, per Hegel bisogna passare dall'immane potenza del negativo e ritrovare se stessi nella negazione assoluta, e quindi negare la negazione, il che equivale non a ritornare alla tesi, né fermarsi all'antitesi, ma andare al di là di entrambe in una forma più alta. La sintesi come appunto superamento insieme conservazione dei momenti precedenti che coesistono come negati all'interno della sintesi. Dice Gramsci a pagina 1221, sempre nel quaderno decimo siamo, la concezione hegeliana, pur nella sua forma speculativa, non consente tali addomesticamenti e costrizioni mutilatrici. Hegel viene presentato da Croce con addomesticamenti e costrizioni mutilatrici. Viene appunto presentato in forma teologico-speculativa, senza il conflitto. Tramite la neutralizzazione dell'elemento conflittuale e dell'immane potenza del negativo, la crociana dialettica dei distinti finisce, ad avviso di Gramsci, per far muovere circolarmente le forme dello spirito. Per questa via vanifica in partenza, il rilievo della novitas, della novità, del superamento del presente, e quindi glorifica il mantenimento di ciò che è pensato come destinato a essere eternamente tale. Qui sta la funzione apologetica di Croce, che giustifica i reali rapporti di forza esistenti in Italia, presentandoli appunto come la tesi che non può mai essere superata. La tesi in cui, quand'anche vi sia un'antitesi, è l'antitesi ad avere la peggio sulla tesi, e sempre viene riassorbita nella tesi stessa.